Lo vedete questo granchio? Sta divorando una vongola, ma con la stessa voracità mangia tutto quello che trova. È il granchio blu. È arrivato dal Nord America e si è trovato benissimo. Peccato che stia alterando l'ecosistema di intere parti d'Italia. Questo spacca tutto, eh? Riesce a mangiare cozze, ostriche, branzini, orate, tutto quello che trova. È molto aggressivo, e taglia reti. Un flagello per i nostri mari, fa un disastro. Il presidente Zaia gli ha dichiarato guerra perché si sta mangiando anche un pezzo di economia. Entra con la chelia e poi le apre. È il risultato del granchio questo. Per l'anno prossimo non avremo nulla. Questo è il prodotto maturo, quello che è rimasto, ma continuano a predare. Stimiamo una perdita di fatturato e di produzione intorno all'80%. 1500 pescatori di vongole rischiano di restare a casa. La colpa è proprio del granchio blu. La metà sono donne. Noi siamo molto, molto preoccupati. Ma quali sono le soluzioni per estirparlo? Qualcuno ha iniziato a pescarlo per la vendita. Vedete il disastro? Prima c'erano i cinesi che venivano a comprare al mercato, ma erano pochi comunque, capito? Si guadagna a pescare adesso il granchio blu? Adesso non si guadagna più. Perché sono troppi? Sono troppi, adesso il mercato è saturo, non ne vuole più nessuno. Questi qua vanno al macero. L'ultima e disperata soluzione rimane quella di distruggerli. Questa mattina abbiamo preso più di un quintale e mezzo, circa. Questi sono altri pescatori che stanno portando altri chili di granchio blu. Come vedete è una processione infinita. Siamo preoccupati per il 2024 perché non avremo più vongole veraci, nel senso che questi granchi hanno mangiato inizialmente la semina. Quello che vogliamo fare noi è riuscire a vendere almeno la metà di questi, di questa quantità che vengono su, e così da coprire le spese, ma è guadagnarci qualcosa per i pescatori. Ma mentre si cerca di costruire la filiera, cosa succede dove c'è più domanda? Il rischio è che arrivi sui banchi del nostro mercato trasportato e conservato in maniera inadeguata e senza controlli. Morto quanto costa? 12 euro. E vivo? In 15. 15 addirittura? Siamo nel quartiere dell'Esquilino, a Roma. Qui il granchio blu va a ruba. Ma da dove arriva? Perugia. Perugia? Ma il mare non c'è Perugia. Nelle Cina sì. Secondo alcune fonti delle forze dell'ordine, la domanda dal mercato romano ha spinto i pescatori di frodo verso il Parco Nazionale del Circeo. Qui i cacciatori improvvisati di granchio blu sono ovunque. Ah, noi volevamo quelli più quelli grossi. Americani, no? Il blu crab, quello grande. Sì, quello grosso. Eccolo, ecco, sta arrivando. Volevamo comprarci un granchio blu, quello grande, proprio maschio americano. Bello. Quello grande maschio. E così, qui al Circeo, trovare il granchio blu nel mercato nero è un gioco da ragazzi. Vuole? Ce lo può vendere? Quanto è al chilo? 15. Insomma, non è che sono troppo grandi, Ma secondo me anche 4. Li sta prendendo per sua moglie, sì. Lei? Questo è portando la pasta per me. Si a lei ce la penso un'altra volta. La Regione Lazio non si è ancora pronunciata. Abbiamo chiesto spiegazioni e ci hanno risposto così. Il granchio blu non è soggetto a quote, quindi al momento non esiste autorizzazione alla pesca. Precisano però che i pescatori professionisti possono già pescarlo e venderlo. Noi lo peschiamo e lo regaliamo perché non c'è una chiarezza su come va venduto e neanche come va veramente conservato. Questa assenza di regole chiare qui al Circeo ha creato un paradosso. La frode è negli spazi che vengono lasciati liberi da chi deve tutelare la legalità.